Mi viene chiesto di dare alcune mie impressioni e note sulla Molte Fedi. Penso che l'elemento così che potrebbe essere di contesto è l'interpretazione, mi pare molto puntuale, di quanto Papa Francesco ci sta dicendo, quell'uscire, la Chiesa in uscita. E credo che questo sia soprattutto per la ampia convocazione che Molte Fedi sa fare, tantissime persone che convergono attorno a queste proposte, a queste iniziative, che poi sono di vario genere, di vario tipo, molto ricche. Il fatto anche di fare dei percorsi che intendono un po' leggere, direi, la saggezza senz'altro del Vangelo, le ACLI in fondo sono un'espressione di Chiesa, ma che poi raccolgono dai percorsi e dai sentieri di tanti aspetti della cultura e delle varie forme anche religiose. Credo anche il fatto di non soltanto costruire ponti, ma percorrerli questi ponti, perché poi direi il costruirli si fa presto a dirlo, il percorrerli nell'incontro, nel dialogo, direi che è la fatica più grossa, ma è anche l'espressione più bella di questa iniziativa. E come augurio che cosa possiamo dire in questo decennale? Da una parte l'augurio di poter continuare ovviamente quanto di bello e di buono, ma anche proprio allargando, come già si è fatto, territorialmente, andando il più in là possibile oltre la città. E anche, direi, aiutare un po' a orientare le persone a diventare poi operose nella comunità degli uomini e nella società, per aiutare le persone ad arrivare a una sapienza della vita, cioè una vita che sappia di gusto, di senso, e anche a una saggezza, cioè il saper poi aiutare a saggiare in mezzo a una bailamme di cose, di proposte, quello che giova per sé e per gli altri. Quindi questo direi un po' l'augurio che mi sento di fare a Molte Fedi, con gratitudine per tutti quelli che vi hanno operato in questi 10 anni e con la certezza che il sentiero potrà continuare in modo positivo e propositivo.